Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni mercoledì alle 14, eccoci qui tornati sulla carriera su FIFA 17. Allora ragazzi, nell'ultimo episodio abbiamo battuto sia il Ponte Preta che l'Amburgo. Ora ragazzi, giocheremo la partita del trofeo dei campioni contro il Boca Juniors nella semifinale. Però prima, Gianni Cross, che saluto, mi ha scritto, mi ha consigliato di vendere Mata. Io ragazzi quindi vado a prendere Mata. Lo vado a cercare. Qui nel frattempo ragazzi ovviamente abbiamo gli ultimi tre acquisti, che sono Vardy, Jordi Alba e Thiago Silva. Quindi lasciate subito un mi piace per questi tre grandissimi colpi di mercato. Allora ragazzi, io direi di andare a metterlo in vendita così come mi è stato consigliato. Aggiungi a lista trasferimenti. Ok, ecco qui. Se anche voi avete da consigliarmi qualcosa, scrivetelo qui sotto nei commenti come ha fatto Gianni, e io seguirò quali sono i vostri consigli. Eccoci nel match contro il Boca Juniors. Ragazzi, questa è la formazione con Depay, Vardy, che quindi debutta, e Martial, Rooney, Fellaini, Pogba, Jordi Alba che debutta, Smalling, Thiago Silva che debutta, Darmian e De Gea. Quindi la formazione tipo più i tre nuovissimi acquisti, tre colpi di mercato. Ok, andiamo nel match. Attenzione al tiro, deviazione di Jordi Alba che compie subito il primo intervento difensivo. Molto bravo Jordi Alba. Sta attaccando il Boca Juniors, attenzione al Boca Juniors, bravissimo Jordi Alba. Guardate che velocità impetuosa di Jordi Alba. Fermato con questo contrasto, ci poteva essere fallo. Ragazzi, Jordi Alba è infortunato, ma vaffanculo, va. Thiago Silva prova a chiudere, non ci riesce, qui il Boca Juniors è solo. Il tiro di non so chi ragazzi, ma ha sfiorato il gol il Boca Juniors. Difesa imbambolata verso Martial, visto Martial. Ancora Martial, bravissimo Martial, rigore. Calcio di rigore per noi ragazzi, attenzione. Episodio che potrebbe essere decisivo. Potremmo passare in vantaggio, ammunizione. Allora attenzione ragazzi. E Rooney, Wayne Rooney. 1-0 per noi. Passiamo in vantaggio. Grande Wayne. Un rigore ragazzi rischioso perché... guardate, guardate, sotto il braccio del portiere, sotto l'ascella. Spero che il portiere si sia lavato l'ascella, se non il pallone puzzerà. Ecco qua, 1-0 per noi. Sono sbilanciati, allora va Thiago Silva a chiudere. Darmian rientra. Ancora qui. Ancora il Boca Juniors, bella azione, fuori. Ragazzi, bellissima azione del Boca Juniors, vicinissimo all'uno pari. Attenzione ancora al Boca. Ancora il Boca Juniors. Darmian prova a chiudere. E per fortuna smorza il tiro ragazzi, ma sta attaccando tantissimo il Boca. Finisce dopo questo tiro un primo tempo nel quale ragazzi siamo in vantaggio in maniera totalmente immeritata. Stiamo giocando male. Jordi Alba si è infortunato, spero nulla di grave. Però il Boca Juniors ha avuto molte più occasioni di noi. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione, Vardy in pressing. Subito in pressing Vardy. Erroraccio quasi del portiere. Punizione per il Boca dopo un fallo a centrocampo di Wayne Rooney. Attenzione, cross dentro, colpo di testa fuori di pochissimo. Pericoloso ancora una volta il Boca. Depay, attenzione, scartato il suo avversario diretto. Depay, del cross dentro, anticipati di testa entrambi. Smalling allora prova il mezzo pallonetto di Smalling, una cagata di tiro fuori. Manovra lenta da parte nostra. Attenzione però qui che si è fatto vedere Smalling all'improvviso. Smalling cross dentro Pogba di testa. Troppo alto. Depay fermato, provava il passaggio. Attenzione al tiro, alla parata. Avevo provato il passaggio per Vardy, non è filtrato. Però poi c'è stato il tiro e il miracolo del portiere. Rivediamo. Depay a botta sicura. Grande parata del portiere di riflesso. Dentro Thiago Silva, che di testa è forte. E su questo colpo di testa si conclude una partita brutta. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo e grazie al calcio di rigore siamo andati in finale. Vedremo se contro la Juventus o contro l'Amburgo. Vedete, Pinco Pallino molto pensieroso e ha ragione. Ecco qui abbracci dei nostri compagni, cioè dei nostri giocatori. Giusto così. Ok ragazzi, questo è il tabellone. La Juventus ha battuto l'Amburgo 5-4, presumo ai calci di rigore, perché era finita 1-1 ai tempi regolamentari. Quindi la finale sarà Manchester United-Juventus. Ok ragazzi, qui c'è la conferenza stampa. Parliamo della Juventus e
parliamo bene ovviamente della Juventus. Poi qui c'è il premio di 3.500.000 per aver vinto la semifinale. E infine, giocatore infortunato, purtroppo ragazzi, un mese di stop per Jordi Alba. Quindi dovremmo fare a meno di Jordi Alba per un mese, però poteva andare peggio. Offerta di mercato. Allora ragazzi, attenzione, abbiamo avuto offerte per Rashford e Juan Mata. Andiamo a vedere quali sono. Rashford, 10 milioni dall'Amburgo. Io direi ragazzi di fare una controfferta, se lo vogliono, di 30 milioni. Lo so che la vedete, ma è un prezzo assurdo. Ragazzi, sti cazzi, se lo vogliono, 30 milioni. Attenzione ragazzi, Liverpool ha offerto 26 milioni. Io qua ovviamente faccio una controfferta di 32. Voglio almeno 32 milioni ragazzi. Sì, facciamo 32 milioni per far partire Juan Mata, se no nulla. Eccoci giunti alla finale contro la Juventus. La mia unica modifica che ho fatto è Ibrahimovic al posto di Vardy, perché voglio, ragazzi, voglio Ibra in questa partita, visto che la finale in avanti, che conosce meglio già gli automatismi della squadra. Andiamo subito nel match. Attenzione dentro per... Attenzione! Bellissimo il passaggio di Ibra per Pogba! C'è il gol dell'ex! Il gol dell'ex arriva subito! Al settimo minuto, il polpo, Pogba! Gol dell'ex che non poteva mancare, ragazzi. Guardate Ibra come difende palla. Grande pallone dentro e Pogba brucia Buffon. 1-0 per il Manchester subito. Partenza a raggio da parte nostra. Ecco qui ragazzi, 1-0. Palla al centro. Ancora la Juve. Pallone dentro. Il tiro di Higuain, se non erro. E grande parata di Davide Gea. Rivediamo ragazzi, Juventus che ha reagito. No, non era Pogba, era Cuadrado. Guardate che tiro. Scusate, non era Higuain, era Cuadrado. Che tiro, e De Gea, grande risposta da campione. Se no Fellaini dentro. Bello, bellissimo il numero di Wayne Rooney per Ibra. Prova subito il tiro, Gianluigi Buffon. Attenzione a che dirà. Attenzione, Marchisio che si è spostato palla e c'è il pareggio della Juve. Maledizione, maledizione. Pareggio della Juve, ragazzi. Pareggio della Juve. Se l'ho lasciato perdere, non ho visto chi. Darmian, errore di Darmian. Guardate che tiro, piega le mani a De Gea. Uno pari, devo rifare tutto. Dentro Ibra, che sullo scatto. Ancora Ibra, il tiro di Ibra. Gianluigi Buffon, miracolo. Sono cross dentro. Colpo di testa di Thiago Silva. E ancora Buffon, miracoloso. Qui Guerrini dentro. Per Memphis, Memphis, Memphis Depay dentro. E a chi la dai? Ma porca la troia, a chi la dai? Non c'è nessuno là. E si conclude ragazzi in un primo tempo molto molto bello, molto combattuto, giocato bene da entrambe le squadre. Il risultato di 1-1 è più che giusto. Andiamo a vedere come andrà il secondo tempo di questa bellissima partita. Non è messo male fuori. Allora Memphis Depay fuori di pochissimo. Attenzione qua. Pallone al tiro, De Gea. Non ho visto chi, ragazzi, pericolosissimo però. Higuain, se non erro. Vediamo Dybala, no, Paolo Dybala. Grande, guardate che parata di De Gea. A mano aperta. Ancora la Juve. Il tiro, De Gea. Qui ancora. Pogba, Martial. Ma la Juventus è attentissima in difesa. Ma perché sti passaggi? Oh, ma perché sti passaggi? Però sta dall'altra parte, attenzione. Dybala, ma bravissimo Wayne Rooney. E finisce la partita ragazzi, si va ai supplementari. 1-1, è una partita abbastanza, nel secondo tempo abbastanza brutta. Vediamo come andranno i supplementari. Allora ragazzi, non ci sono supplementari, direttamente calci di rigore. Attenzione. Attenzione, parata. Parata con De Gea. E ora vediamo di non sbagliare. Attenzione Ibra. Uno pari, 1-0. Ancora qui. Attenzione a De Gea. Ancora De Gea. De Gea ancora, qua, bravo Alaba. Tra l'altro acquistati Alaba. Attenzione ragazzi. Wayne Rooney fuori. Mi si è mosso il puntatore. Attenzione qui. E c'è il gol qua. Pjanic ci ha segnato. Attenzione qua, Pogba, gol. È rimasto fermo Buffon. Sono a Marchisio. Tutti da quel lato lo stanno tirando il rigore. E qua c'è il gol. L'aveva intuita Gianluigi Buffon, ragazzi. Per fortuna Thiago Silva l'ha parata. Attenzione qua. Ancora la parata di De Gea.
tutti da quel lato. De Gea para. Attenzione qui, ragazzi. Martial si fa parare il rigore, ragazzi. Partita di merda di Martial. E anche il suo rigore conferma la sua bruttissima partita. Faccio il gol di Higuain, ragazzi. La vedo brutta, purtroppo. Attenzione, Depay e Buffon para. Abbiamo perso la finale ai rigori. Nulla da fare, ragazzi. La Juventus ha vinto. Ai calci di rigore non sono riuscito a battere la Juve. Abbiamo perso il trofeo ai calci di rigore. Incredibile. Questa ovviamente è l'esultanza della Juventus. E vediamo il rigore decisivo. E Buffon para. Nulla da fare, purtroppo. Allora, salve signor Palino. Congratulazioni per raggiungere la fine del torneo. Ottimo rendimento della squadra, ha prodotto un enorme ritorno di immagine sia a noi sia a tutta la federazione. Attendiamo con l'inizio della nuova stagione per vedere all'opera. Speriamo che i fondi extra destinati al mercato possano aiutare a rinforzare ulteriormente la rosa. Attenzione ragazzi, abbiamo avuto fondi extra, andiamo a vedere. Allora ragazzi, abbiamo avuto un budget di trasferimenti di 4 milioni e un budget di stipendi di 13.000 qualcosa, quindi 3 milioni in più praticamente del trofeo. Ok ragazzi, allora con questo si conclude l'episodio della carriera per oggi, quindi andremo avanti nel prossimo episodio ovviamente nel calciomercato, vedremo se riusciamo a vendere Juan Mata, così magari potremo anche comprare, provare a comprare nel caso Marco Verratti. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like se vi sta piacendo questa carriera, commentate se avete qualcosa da dirmi, condividete il video se avete fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, qui sotto come sempre ragazzi trovate tutti i miei social, quindi passate anche dalle mie pagine. Qui da Angelo83 è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 come sempre, e ciao gamers!